A Russi, se non in campo i padroni di casa o porti al cava, giornata importante soprattutto per gli ospiti alla ricerca di punti di sicurezza per mantenere la categoria. La delina sincronizzata sui campi di Pietracute, Igea, Stella e Torconca si giocherà la salvezza fino all'ultima giornata. Si parte con due calci piazzati da una parte e dall'altra, da qui le danze sono gli ospiti, ma qui sotto misura non ci sono uomini in maglia nera per la deviazione vincente. Deviazione vincente invece che perviene ad opera dei russi, se non fosse che sul colpo di testa di Gualandi in porta ci sia un signore chiamato Cambiuzzi. Proteste locali che si diffondono poco dopo quando Rossi stende così Lombardi. L'arbitro fa segno di proseguire. Pressing dei Falchetti che prosegue, ma la conclusione di Filippi è bloccata a terra da Cambiuzzi. La replica del cava porta alla munizione di Casadio. Il portiere non esule da colpa e non nuova qualche papola di troppo al di fuori della prima porta. Raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore per poi lasciarsela portare via da Rossi fino ad eseguire il fallo. L'arbitro decreta semplicemente il calcio di punizione per gli ospiti con relativa battuta che termina alta. Nella ripresa, nel giro di pochi minuti, prende prima una munizione, poi rimedia l'espulsione per il secondo cartellino giallo che provoca per l'appunto l'allontanamento dal terreno di gioco. I russi in 10 uomini continuano a fare la gara, il tiro di Placci si perde a lato, la punizione di Lombardi si spegne alta, mentre il finale è di marca ospite. Rossi dalla distanza tenta il colpo del KO per poi ripetersi con una discesa devastante sulla quale il compagno manca l'appuntamento con i gol, con conseguente disimpegno della retroguardia di casa. 0-0 in finale, un punto che accontenta soprattutto il cava per la zona rossa di classifica.